Io parto da una frase che ha pronunciato l'onorevole Di Maio nell'intervento precedente. C'è l'informazione che distorce ogni notizia e spara soprattutto su di noi, lei ha detto, no? In poche parole è questo. Allora, io vi chiedo, per favore rispondete abbastanza sinceramente, senza retorica, visto che ne siete capaci, se voi talvolta, soprattutto sul blog Beppe Grillo, Casaleggio, non abbiate scoperto il fianco alle critiche di una stampa che sono d'accordissimo, una stampa, una televisione che le cerca di tutte insomma, per boicottarvi, però se voi a volte non abbiate scoperto il fianco, vi faccio qualche esempio, l'esempio dei dissidenti espulsi, non dico che fossero deputati e senatori modello, però insomma si sapeva quello che sarebbe successo di lì a poco. Il caso di Pizzarotti credo abbia fatto qualcosa di indescrivibile a Parma perché ha preso una città che aveva quasi 1 miliardo di debito pubblico e per fare 1 miliardo di debito pubblico a Parma ce ne vuole, credo bisogna non impegnarsi di più e lì è arrivato l'attacco per il discorso dell'inceneritore eccetera eccetera. Prima ancora c'era il discorso sugli scontrini tutti i giorni sui giornali, poi il discorso della diaria, poi il discorso dell'alleanza con Farage, insomma. Sembra che ogni tanto, nel momento in cui non sanno su cosa attaccarvi, perché state lavorando bene, perché non siete inattaccabili, esca fuori qualcosa che però vi fa scoprire il fianco e vi rende vulnerabili all'attacco dei media. E questa è una domanda che pongo un po' a tutti e due, quindi insomma, non so chi vuole rispondere, risponda. L'ha detto proprio lui che ci stava facendo la domanda. Quando stiamo lavorando bene non se ne parla, quando ovviamente c'è qualche problema se ne parla e si dà tutta la possibile distorsione del caso. Perché io vorrei precisare che della questione delle diarie ne abbiamo parlato in assemblea di gruppo per 3 ore, se ne è parlato nei media per 15 giorni, facendoci passare come quelli che stavano parlando di quello, invece in quei giorni stavamo organizzando la strategia d'aula per riuscire a portare a casa i provvedimenti che vi ho detto. Noi passammo 15 giorni a studiarci il regolamento della Camera per vedere come fargli stare le nottate alla Camera e minacciarli di farli stare lì dentro 7-8 notti se non ci facevano passare i provvedimenti che poi sono passati e sono quelli di cui sono orgoglioso e che vi ho raccontato una parte lì. Di Pizzarotti, se ci sono dei problemi tra Grillo e Pizzarotti, perfetto. Il problema è qual è? È che quando si stava parlando del fatto che una parte di senatori è stata espulsa da una votazione in rete, mentre negli altri partiti le espulsioni, come la sostituzione di Corradino Mineo e Chiti nella Commissione Affari Costituzionali, viene per la firma di una persona. Allora, quando si trattano questi due temi, da una parte ci sono i dittatori, dall'altra parte ci sono dei mal di pancia all'interno del Partito Democratico. Allora è questo che io non condivido. Volete essere, io lo dico ai media, volete essere spietati, distorsivi su questo? Beh, non fate due pesi e due misure, perché su questo, al di là del fatto che il meccanismo mediatico è di per sé folle, perché quando mi intervistano, per esempio, mi intervista il TG1, hai 20 secondi e mi devi dire l'anticorruzione, mi devi dire la vostra posizione sull'anticorruzione. Dico, guardate, passo, perché è impossibile che io in 20 secondi vi dica nel TG1 delle 8 di sera qual è la nostra posizione sull'anticorruzione. La cosa che mi fa arrabbiare è che al mio alter ego di maggioranza gli danno 3 minuti per parlare. Ora, siccome la legge sulla par condicio la conosco e su queste cose nella campagna elettorale soprattutto si tiene conto delle percentuali, noi alla fine della campagna elettorale abbiamo verificato che sono state fatte anche dal punto di vista dei minutaggi delle scorrettezze, ma al di là di questo si facevano delle intere lodi a conferenze stampa di cui non c'era neanche il decreto e dall'altra parte i nostri deputati portavano a casa dei risultati e si parlava dell'alleanza con Farage come l'alleanza con gli xenofobi. Noi ci siamo presi la responsabilità di fare quel gruppo, abbiamo tutte le garanzie del caso, però nessuno sta dicendo che oggi il PD vuole fare le riforme costituzionali con gli alleati della Le Pen e nessuno ne sta parlando. Allora è questo quello che a me non va bene nel meccanismo mediatico. Se vogliono essere pignoli, lo siano con tutti quanti. E andiamo a vedere il sindaco di Venezia, le campagne elettorali di quanti renziani ha finanziato.
andiamo a vedere all'interno della regione Campania, venite un po', vi porto io a conoscere le realtà di partito che hanno creato la terra dei fuochi del PD e del PDL, li porto io a fare una bella gita, un bello spazzatour tra le sedi di partito dei responsabili di quel disastro. Di quello non se n'è mai parlato, il mattino tanti giornali non ne hanno mai parlato delle responsabilità politiche, è sempre stata la camorra, sempre stata la camorra. Io sono napoletano e so benissimo che cos'è la camorra, è un braccio, il braccio di una mente che sta un po' a Roma, un po' alla sede regionale della regione Campania e un po' nelle altre regioni, ha un braccio la camorra. La camorra non esiste se non avesse avuto la politica alle sue spalle. Allora, se noi scopriamo il fianco, benissimo, ci prendiamo anche le nostre responsabilità, però noi siamo trasparenti, se Grillo e Pizzarotti hanno qualcosa da risolversi lo fanno in maniera pubblica. Qualcuno dice che fa male al movimento, no, a me, per me fa più male se queste cose si cominciano a dire sotto banco, se si innescano meccanismi di partito come quello delle minacce, come quello delle tessere, del numero di tessere che ho io e quelle che hai tu, delle cooperative rosse che gestisce uno e che gestisce un altro. Io a questo non ci voglio arrivare, preferisco che si litighi in maniera trasparente e se c'è qualche media che ci deve marciare ormai ci siamo abituati. Per il resto noi sicuramente dal punto di vista mediatico dobbiamo migliorare, noi abbiamo adottato anche una politica differente nel rapporto con i media già da dopo le europee, avevamo aperto molto all'andare in TV, se ricordate, ma noi vogliamo gestire la politica anche dell'approccio mediatico di nuovo su una via di mezzo, andiamo in TV quando abbiamo qualcosa da raccontare sui risultati che abbiamo portato a casa, non c'è più l'intenzione di stare a casa degli italiani continuamente, questo lo lasciamo agli altri, tanto non è questo che cambia nella politica italiana, non è questo che cambia nell'opinione pubblica, l'opinione pubblica cambierà per noi nel momento in cui quel 20% che alle ultime europee ha deciso a 72 ore dalle elezioni avrà chiara l'idea di paese che ha in mente 365 giorni l'anno. Noi non vogliamo più che si decida a 72 ore dalle elezioni chi votare, perché quelle persone noi le possiamo solo prendere in giro con qualche slogan e questo non lo vogliamo fare. Vogliamo cambiare il modo di approcciarsi al voto e anche per questo nel rapporto con i media cercheremo di migliorare sempre di più, ma chiediamo ai media prima di tutto di sponsorizzare una legge sul conflitto di interessi che farebbe chiudere un po' di televisione o cambiare un po' di proprietà, chiediamo ai media, soprattutto ai giornali, di rinunciare a un po' di sgravi fiscali e finanziamenti pubblici indiretti che drogano il loro mercato, chiediamo ai media anche di pagare degnamente i giornalisti pubblicisti giovani che lì dentro in quei giornali scrivono per 2 euro al pezzo e sappiamo benissimo qual è la giungla in cui si trovano. Poi dopodiché mettiamo sul piatto della bilancia quello che abbiamo fatto noi, quello che hanno fatto loro e vediamo se veramente si può iniziare una informazione differente in Italia, attualmente sbilanciata anche per chiare e evidenti conflitti di interesse. D'accordissimo con l'onorevole Di Maio, si sa benissimo com'è che si facevano le assunzioni nei giornali e come si continua ancora oggi a farle queste assunzioni. Si fanno per tessera, si fanno per nipotanza, si fanno per interessi dei più vari tipi e generi. D'accordissimo anche sul fatto che vi siete mossi abbastanza, direi giustamente, presentandovi direttamente anche ai giornali e discutendo con i giornali, perché l'informazione altrimenti non si può comunque fare. Ecco, prevedete per un futuro anche qualche forma, diciamo così, più specifica per correggere tutto questo? In parte lei ha già risposto, ma in maniera vaga. Qualche cosa di più preciso sull'ordine dei giornalisti, sul sistema di diventare giornalisti, sul fatto di monitorare la professione? Avete qualche idea, qualche progetto o qualcosa in corso? Molto semplice, una parte nella nostra genesi come movimento, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, ma gli ordini professionali vanno ripensati in generale, ormai sono diventati molto spesso delle caste, quindi su questo c'è da fare una grande riflessione. Su quello dei giornalisti, per noi il lavoro di giornalista ti fa il tuo percorso,
legato comunque al tuo percorso universitario, però per il resto chi scrive su un giornale perché non perché accede ad un ordine, ma scrive su un giornale perché è un giornalista valido, perché è una persona che ha la sua qualifica e perché si misura col mercato. Dall'altra parte c'è l'altra questione legata alla legge sull'editoria. Noi abbiamo presentato una legge chiara sull'editoria che dice d'ora in poi i finanziamenti pubblici si danno solo alle start-up di piccoli giornali per un anno, per un paio d'anni, ti mettiamo sul mercato, dopodiché te la vedi tu e i tuoi lettori. Se un giornale vende, esiste. Se un giornale non vende più, il giornale non esiste. Non è che dobbiamo fare il reddito di cittadinanza per i giornali italiani. Il reddito di cittadinanza lo facciamo per i cittadini singoli, non per i giornali. E oggi il meccanismo è questo. A quello si aggiunge una seria legge sul conflitto di interessi che è già depositata alla Camera e che abbiamo portato nel pacchetto anticorruzione, che limita l'azionariato degli organi di stampa. Oggi gli organi di stampa sono un potere dello Stato, uno dei tanti poteri che abbiamo, uno dei più importanti poteri che abbiamo in questo Stato. Si influenzano le campagne elettorali, si gestisce in maniera non deontologica un giornale o una testata di un TG, si influenzano quindi le scelte politiche di un paese. È un'arma troppo forte per lasciarla al libero mercato nel senso più spietato del termine. L'azionariato di una TV o di un giornale deve essere un azionariato condiviso, diffuso. Significa che un proprietario non può avere massimo 10, può avere massimo il 10% delle azioni. Questo significa che ci sono più azionisti e non ce n'è uno solo. Le TV, massimo una TV per ogni investitore privato. E poi le cosiddette concessioni. Oggi Mediaset paga l'1 o il 2% di concessione sulle frequenze su cui trasmette. Se veramente ci fosse un adeguamento alle concessioni che ci sono in tutta Europa, Mediaset chiuderebbe domani mattina, non avrebbe nessuna possibilità di misurarsi con questo mercato. E non dico che avrebbe sempre chiuso, ma in questo momento le TV non se la passano benissimo e si reggono in piedi solo grazie a queste distorsioni del mercato. Questa è una questione di volontà politica. È chiaro che è volontà politica ed è chiaro che finché tu hai alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con il quale eroghi discrezionalmente finanziamenti a questa testata o a quell'altra, tu in questo momento tu così stai favorendo e stai indirettamente controllando un meccanismo mediatico, stai controllando l'orientamento mediatico. A questo però si aggiungono soprattutto gli indiretti. Andate a vedere i finanziamenti indiretti alle testate, significa sgravi sulla carta stampata, sgravi su tutti i costi che si hanno per un giornale. E poi un'altra cosa, quando gli enti pubblici devono fare una pubblicazione perché mettono all'asta un edificio comunale o un edificio regionale, sono obbligati per legge a pubblicare sui giornali l'avviso d'asta. Quel giro costa 4 miliardi di euro all'anno allo Stato e finisce tutto nelle casse dei giornali. E quella è un'altra cosa che va assolutamente bloccata, è un altro finanziamento diretto. Si fa il sito si mette il sito sul sito internet del comune o della regione, non c'è bisogno più di pubblicare sui giornali questa roba. Ci sono siti e siti, fior fior di siti che oggi si occupano di aste degli edifici pubblici, poi ci sono le newsletter, è cambiato il meccanismo di informazione, ma questi sistemi si reggono in piedi, cioè si mantengono perché devono reggere in piedi dei giornali che non funzionano più. Non vendono più. Il blog di Beppe Grillo fa 2 milioni di accessi al giorno, il maggior quotidiano che vende in Italia emette 500.000 copie al giorno. Su questo non c'è più paragone, ma anche i siti internet dei maggiori quotidiani italiani oggi fanno più accessi al giorno delle copie che emettono cartacee. Non regge più. È uno strumento obsoleto di informazione che in tutto il mondo sta cambiando, noi lo diciamo dal 2005, l'anno prossimo sono 10 anni e alla fine, come voleva si dimostrare, sta andando come dicevamo, non ci voleva neanche uno scienziato per arrivarci. Quindi su questo ci sono le proposte già depositate che a volte riguardano direttamente l'editoria, altre volte riguardano indirettamente come la legge sul conflitto di interessi. Scusi onorevole, la domandaccia, perché mi sembra in mente mentre lei stava parlando, ma la RAI non sarebbe il caso di levarla di torno? Ma io sono dell'idea che la RAI, noi nel nostro programma abbiamo l'intenzione di vendere 2 dei 3 canali, anche se ormai non sono più 3 canali quelli della RAI, perché la RAI ormai ha tutti questi canali multimediali.
però c'è da fare un discorso e dire: la vogliamo vendere o la vogliamo svendere? Perché per me vendere una parte della RAI si può fare nel momento in cui la mettiamo sul mercato, la rendiamo competitiva. Che cosa significa? Che è il lavoro che sta facendo Roberto Fico. Roberto Fico è quello che ha scoperto che per dare gli 80 euro agli italiani si stanno svendendo pezzi dei tralicci, pezzi della società che gestisce i tralicci con cui la RAI trasmette, le infrastrutture con cui la RAI trasmette il segnale. Quando io e Roberto siamo andati a fare un'ispezione a Rai Way, il direttore di Rai Way ci disse: guardate, questi tralicci sono quelli che si prendono, per primi quando si fa un golpe in uno Stato. La prima cosa che si fa, si vanno ad occupare le infrastrutture per la trasmissione dei segnali televisivi, perché sono quelli con i quali poi in caso di golpe si riesce a comunicare a tutta la popolazione. Bene, attualmente è in atto una svendita dell'azionariato di quella società che permetterà a enti privati di entrare in quel mercato. Ma chi ci può entrare come ente privato in questo momento in Italia all'interno di quel mercato? O Murdoch con Sky o Berlusconi con Mediaset. Quindi che cosa significa? Vuoi vedere che tra i tanti patti che si sono fatti sulle riforme e così via, che adesso stanno barcollando perché Roberto si è messo in mezzo, perché il Movimento 5 Stelle si sta mettendo in mezzo anche sulla questione RAI, c'era il fatto di svendere le infrastrutture tecnologiche della RAI? È chiaro che tu alla RAI le dici: devi trasmettere questo altrimenti io ti spengo il segnale, e quindi controlli anche la RAI indirettamente. Sulla RAI poi ci sono tante cose da dire, cioè il fatto che ormai tutte le fiction si fanno esternalizzando gli appalti quando invece abbiamo tutte le professionalità all'interno, e queste esternalizzazioni ci costano un accidente, quindi bisogna riportare all'interno questo lavoro. Secondo, le dirigenze, i mega stipendi che vanno ai conduttori, queste sono tutte delle proposte che abbiamo fatto e che devono mettere un limite agli stipendi. In questo paese noi non diciamo che non bisogna guadagnare tanto, ma oltre un limite non si può andare, perché altrimenti in una società come la RAI, una società pubblica come la RAI, aumentano i disservizi perché gran parte della spesa serve ad onorare i mega contratti o di produttori di fiction, che poi insomma non è che siano questi capolavori del cinema mondiale, oppure ai dirigenti o ai superconduttori. Io credo che da questo punto di vista prima la mettiamo in sesto la RAI e poi decidiamo come una parte della RAI ci può servire o non ci può servire più. Ma fare il ragionamento adesso vendiamo la RAI significa svenderla ai migliori offerenti che fanno un affare, perché poi quando la prendono in privato, si liberano di tutti quelli che non gli servono, inclusi soprattutto i lavoratori, e si prendono tutto quello che gli serve, che è il know-how, che sono le infrastrutture, che sono le sedi e che sono le professionalità che voi avete formato con i soldi del vostro canone. Questi 500 milioni o 250 milioni di euro che si stanno chiedendo alla RAI di risparmi non incideranno sul vostro canone, cioè i cittadini italiani non risparmieranno un euro dal canone RAI. E allora che cosa stiamo facendo? Stiamo svendendo una parte delle infrastrutture della RAI che abbiamo costruito negli anni col nostro canone, e noi non ci risparmiamo neanche niente. E questa è una fregatura al mio paese, non è assolutamente né una razionalizzazione né un risparmio per i cittadini italiani. Quindi su questo si deve fare questo ragionamento. Certo, è più semplice dire chiudiamo la RAI, liberiamoci della RAI, che cambiarla. Però, ripeto, in Grecia una delle cose più drammatiche che sono successe negli ultimi anni è stato proprio il blackout delle TV pubbliche. Nel momento peggiore della Grecia, quando era incontrollabile anche la rabbia pubblica, chi ha avuto le chiavi delle infrastrutture ha spento la TV pubblica e dopodiché ha lasciato tutto in mano a editori privati che avevano i loro conflitti di interesse. Quindi su questo io credo che si debba fare un grande ragionamento. Roberto Fico è il nostro presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che nella sua conferenza stampa di insediamento ha detto: io spero di essere l'ultimo presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Che cosa significa? Che la politica deve uscire dalla RAI, deve smetterla di nominare le dirigenze, riscopriamo il valore del concorso pubblico, riscopriamo il valore della meritocrazia, e la politica la smetta di mettere i suoi uomini all'interno dei CDA per poi far fare ai TG e alle varie programmazioni quello che pensa sia più giusto.
Buonasera, senta, volevo sapere cosa, cosa potete dire a proposito dei prossimi trattati di libero commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, quelli che si stanno preparando per i prossimi mesi. Si riferisce per esempio al TTIP e a quelli là che stanno... Sì, in questo momento sicuramente la partita si gioca sia con i nostri parlamentari in Unione Europea, noi sulle ratifiche ci stiamo battendo, c'è stata una discussione generale alla Camera, adesso la, in questo momento se non sbaglio al Senato, la nostra Commissione Agricoltura la sta seguendo perché poi c'è il rischio del problema degli OGM e di tutto quello che ne deriverebbe per la nostra agricoltura. Noi crediamo in questo momento che l'ultima cosa da fare è mettersi ancora di più ad aprire i mercati verso delle economie che tra l'altro non sono né compatibili con le nostre, ma che soprattutto producono in serie in maniera sfrenata. L'Italia è un paese che ragiona prima di tutto su una politica industriale di eccellenza. Quando ha cominciato a perdere l'eccellenza, ha cominciato a produrre in serie, si è autodistrutta perché non ha retto la concorrenza di paesi che erano molto più bravi di noi a produrre in serie e a fare in catena di montaggio i prodotti. Se ci pensiamo, quando la Fiat ha preso l'Alfa Romeo e la Lancia e ha fatto praticamente le stesse macchine per tutte e tre i marchi, ha distrutto quel tipo di produzione che avevamo d'eccellenza. Quindi su questo noi non siamo d'accordo, sul TTIP in generale. Ci sono altri trattati che stanno arrivando, ma i nostri, dalle notizie che ho in Parlamento Europeo, addirittura hanno già ripreso in mano l'accordo UE Marocco per esempio sulle importazioni agroalimentari, quindi stanno cercando di proteggere un po' di più la nostra economia che è stata massacrata proprio da questi accordi di mercato che aprivano alle arance del Marocco e hanno distrutto le arance siciliane, con i mercati, con gli accordi che hanno fatto entrare grazie al diritto di stabilimento aziende in Italia che hanno 3 uffici a Torino, tutte le fabbriche in Romania utilizzano il Made in Italy, cioè lì c'è un grandissimo lavoro da fare in Parlamento Europeo e c'è questa nuova prospettiva che abbiamo con 17 parlamentari che stanno lì, che come diceva Carla Rucco, per 17 parlamentari europei ci sono ministri di questo governo che si venderebbero la mamma, per 6 milioni di voti alle elezioni europee in questo momento ci sarebbero persone disposte a tutto. Noi l'abbiamo fatto senza soldi, senza nessun compromesso politico e oggi quelle persone hanno le mani libere lì per battersi su dei temi importanti insieme a tutto un altro arco del Parlamento europeo che è fatto da movimenti che vivevano le nostre stesse sofferenze in altri paesi e su cui ci sarà una convergenza programmatica su alcuni punti quando si tratterà di votare. C'è altro?